Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a guardare assieme la nuova Rock Rider Race 900 che da pochi giorni è uscita nel sito e tra pochissimo sarà disponibile per l'acquisto online. E in questo caso purtroppo non posso far vedere io che l'ho provato, ma andiamo a vedere assieme le quattro combinazioni di acquisto che possiamo andare a fare e andiamo a vedere tutti i suoi componenti. La Race 900 io l'ho provata questo inizio stagione, giusto una giornata, ma nel mentre non sono riuscito a fare delle clip e quindi per la recensione, quella completa, dove vado anche a dirvi le mie sensazioni, slitterà più avanti, ancora non so dirvi quando, ma spero che avvenga molto presto. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere come sono state allestite queste bici. Alla fine andiamo a vedere i quattro prezzi con le quattro combinazioni e andiamo a fare un piccolo ragionamento su quale di queste vale la pena acquistare secondo me. Innanzitutto, come abbiamo già visto anche l'anno scorso quando sono state presentate queste biciclette, il telaio è cambiato, abbiamo un telaio nuovo. La cosa che salta subito all'occhio sono i cavi. I cavi finalmente sono tutti integrati all'interno del telaio. Questo lo rende molto pulito e vediamo anche un bel telaio a primo impatto. In colorazione bianca, da un lato troviamo la scritta Rock Rider in grande, dall'altro lato troviamo la scritta Rock Rider in piccolino. E visto dal vivo può fare anche il suo effetto tipo la Rock Rider Race 740 che sono andato a provare all'inizio di questa stagione, che vi ho già fatto vedere all'interno di questo canale. Se non avete ancora visto il video ve lo lascio qui in alto a destra e poi lo trovate tra i consigliati a fine video. Ritornando al telaio, il telaio pesa 1330 grammi in taglia M, telaio che è stato lavorato molto con fibre di alto modulo. La disposizione del carbonio è differente in base alla zona del telaio, questo lo rende molto rigido lateralmente e allo stesso tempo è molto flessibile verticalmente. L'effetto che dà in utilizzo è che si ha un effetto tipo molla quando ci alziamo i piedi sui pedali e va a smorzare molto bene le vibrazioni. Poi non dilunghiamoci moltissimo su questo punto di vista perché sarà più avanti l'ora quando l'andrò a provare direttamente io. Troviamo dei freni SRAM Level T, anche in questo caso con un disco anteriore da 160 mm e posteriore da 160 mm. La guarnitura, anche in questo caso, è una stilo da 32 denti. Direi un po' leggera rispetto alle altre che abbiamo provato che avevano un 34 denti. Si possono andare a montare guarniture dal 30 al 36. Se avete un po' di gamba, io vi consiglio di andare direttamente su un 34. La forcella, come la vecchia Rock Rider XC900, è una RockShox Reba con steli da 32 mm e un peso di 1650 grammi. Anche in questo caso, per andare a aprire e chiudere la forcella, troviamo il classico comando Combo Lock. Le selle sono cambiate, troviamo delle selle Physic Argo Vento. In questo caso io sono molto contento di questo nuovo upgrade che sono state fatte le biciclette Rock Rider, perché la sella Physic Argo Vento, se avete visto il video del mio posizionamento in sella, mi è proprio stato consigliato questo modello che sto utilizzando nella mia bicicletta da strada. Se volete andarla a rivedere meglio, qui sotto in descrizione trovate il link a questa sella. I copertoni che sono stati montati, dalla foto vediamo dei Vittoria Barzola anteriore, Mezcal al posteriore, ma può variare molto dalla disponibilità dei componenti che hanno. Difatti, se andiamo a vedere all'interno del sito, se non dovessero avere la disponibilità dei Vittoria, ci può essere l'opzione degli Antixon Kraken da 2,3 sia all'anteriore che al posteriore, oppure degli Antixon Kraken sempre all'anteriore e posteriormente degli Antixon Skeleton, che è il modello più scorrevole, sempre da 2,3. E quindi se andate ad acquistarla varia molto dalla disponibilità di stock in questo caso. Il manubrio e l'attacco manubrio sono in alluminio, il manubrio è il classico che abbiamo visto in tutte le mountain bike, l'attacco manubrio invece è bello aggressivo con un angolo che punta verso il basso, sempre in alluminio. I dettagli da notare in questo telaio sono la protezione che è stata messa nella parte alta del telaio, dove possiamo trovare una pellicola effetto mariposa, ideale per gli urti che possiamo prendere col manubrio, tipo se cadiamo il manubrio si gira forte, oppure se andiamo a caricare la nostra bicicletta in macchina, questo è perfetto per evitare che si rovini di più il telaio. Altra chicca che
possiamo vedere è lo scompartimento per andare a mettere la camera d'aria che troviamo sotto in zona del movimento centrale. Se non vogliamo andare a mettere la camera d'aria, potrebbe essere anche molto comodo andare a mettere un piccolo sacchettino porta attrezzi, che secondo me può essere una buona alternativa alla camera d'aria, che non è neanche molto bella secondo me da mettere. Andiamo a vedere velocemente le geometrie di questo nuovo telaio, ve le lascio direttamente qui nello schermo. Troviamo un angolo sterzo da 68 gradi e un angolo sella da 73 gradi. Il telaio in vendita della Race 900 è lo stesso che utilizza il team Rock Rider, che quest'anno hanno utilizzato nella prova di Coppa del Mondo di Leogang e Albstad, dove Joshua Dubois è riuscito a cogliere un ottimo decimo posto in sella a questa bici. Ora andiamo a vedere le quattro differenze di prezzo che possiamo andare a trovare. Partiamo con il modello base, che viene 2.299,99 €, equipaggiata con uno SRAM GX meccanico e delle ruote Mavic Crossmax, dal canale interno di 25 mm e il peso di 1760 grammi. E ora andiamo a vedere le due alternative da 2.799 €. Ovviamente qui sotto in descrizione trovate il link a tutte le biciclette con tutti i suoi equipaggiamenti. Abbiamo l'alternativa con il cambio SRAM GX non meccanico ma elettronico e sempre le ruote che abbiamo detto prima, ovvero le Mavic Crossmax in alluminio. Se le ruote in alluminio non ci piacciono e il cambio elettronico non ci piace, c'è anche l'alternativa 2.799 € con le ruote in carbonio, ovvero le Reynolds PR289-309 con canale interno all'anteriore da 30 mm al posteriore a 28 mm. Il bello di queste ruote è che sono garantite a vita, per farci capire quanto sono resistenti, e oltre alle ruote troviamo un cambio GX meccanico, sempre a 2.799 €. L'altra alternativa invece, quella migliore delle tre, è equipaggiata con il cambio SRAM GX AXS e sempre le ruote Reynolds PR289-309 che abbiamo nominato prima. E quindi ci sono queste: una da 2.299 €, due alternative da 2.799 € e una da 3.299 €. Quale andare ad acquistare? Qua varia molto, prima di tutto dal portafoglio che avete. Già con il modello base abbiamo una gran bella bici. Se vogliamo andare ad avere quel qualcosa in più, varia molto, perché il cambio GX AXS, oltre ad essere un cambio molto comodo, è wireless, quindi senza cavi, possiamo andare a fare tante belle cose all'interno della sua app, è molto più resistente rispetto al GX meccanico. Non so se avete mai visto il video che lo prendono a martellate e lui torna sempre in asse. L'alternativa sono le ruote in carbonio. Ovviamente l'alternativa a 3.299 € con ruote in carbonio e cambio AXS è la migliore delle quattro, questo non lo mettiamo in dubbio, ma se dobbiamo andare a prendere la bicicletta con quella via di mezzo, io vi consiglierei comunque quella con le ruote in carbonio, perché sono 500 € in più rispetto al prezzo base e quelle ruote costano più di 500 €. Quando invece, se vogliamo andare a cambiare il cambio, a parte il kit GX Upgrade costa 500 €. Quindi, come vi ho detto prima, se non abbiamo un grande budget, il modello base va più che bene. Se vogliamo andare ad aggiungere un piccolo upgrade, c'è il modello con le ruote in carbonio. Se vogliamo il modello migliore di questi tre, non sbagliamo col modello con l'AXS e le ruote in carbonio. Ovviamente in questo momento è ancora disponibile l'edizione limitata, che vi lascio qui in alto a destra la sua scheda, dove abbiamo direttamente il gruppo top di gamma di SRAM, abbiamo la forcella top di gamma di RockShox e non vi dico altro. E quindi queste sono le quattro scelte che troviamo su questa bicicletta, e chissà se potrebbe essere la mia futura bici o potrebbe essere un'altra. Vabbè, non dilunghiamoci in chiacchiere, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.